Pavese ancora pieno e festante perché l'Italia ha vinto 3-1. Allora Matteo, obiettivo centrato, si torna a Carpi. Sì, obiettivo centrato e forse rammarico ancora più grosso per non aver vinto quella partita a Carpi, perché sappiamo che là sarà diverso che giocare in casa. Ripensando a quello che è successo domenica con la sconfitta 3-2, alla vittoria di oggi abbastanza netta, perlomeno vista da fuori, non c'è così tanta differenza tra voi e Carpi? No, sicuramente no, ce la possiamo giocare e ci siamo dimostrati forti, quindi andiamo per giocarcela. Sarà un'altra, una battaglia, sarà più difficile che qua, però giochiamo e vediamo che succede. Sembra di capire che insomma questa vittoria ti ha dato fiducia e conseguentemente la va data ai compagni. Ieri eri un pochettino più pessimista forse. Rimangono favoriti loro. In casa sono un'altra squadra, giocano con altri palloni, battono meglio, ricevono meglio, quindi giocano un'altra pallavolo. Noi, se riusciamo a giocare così, con questa mentalità, possiamo giocarcela. Oggi, rispetto a quello che sono stati i racconti della Prea di Carpi, un'altra Milano, però forse la modalità playoff l'avete messa veramente questa sera? Sì, abbiamo avuto dei passaggi a vuoto, però abbiamo comunque giocato una buona pallavolo, abbiamo difeso, siamo stati uniti. Non abbiamo giocato male neanche a Carpi. Loro rimangono gli avversari difficili, cioè non è facile superare questo turno. Però insomma, visto il pubblico, visto questa fantastica cornice, sarebbe bello tornare per il secondo turno playoff. Speriamo, sì, ci piacerebbe.